Scrambler, icona dal 1962, diventa un vero e proprio brand nel 2015, sinonimo di divertimento, anticonformismo e stile post-heritage. Concepito per essere un crossover di stili tra classico e contemporaneo, Scrambler è maneggevole e iconico. Abbina comfort e tecnologia a uno stile unico e altamente personalizzabile. Scrambler si presenta in tante differenti versioni per soddisfare lo stile di chi la guida. Oltre all'Icon, il modello più rappresentativo del brand, la Land of Joy si completa con la Full Throttle, ispirata alle corse dei mitici ovali di Flat Track. La Cafe Racer, una reinterpretazione delle leggendarie moto che negli anni 60 hanno dato vita a un'autentica rivoluzione nel mondo delle due ruote. E la Desert Sled, versione dichiaratamente off-road, ispirata al mondo delle fuoristrada degli anni 70 e 80. Oggi celebriamo l'ultima arrivata, il modello di punta della famiglia Scrambler, che si distingue per stile, dettagli raffinati e pensata per chi apprezza il comfort e ama condividere esperienze di vita e di viaggio. Famiglia 1100 nelle sue versioni Pro e Sport Pro. Una moto perfetta per tutti quei motociclisti che cercano un motore da 1079 cm3, 86 cavalli e una coppia poderosa sin dai bassi regimi, che è una delle caratteristiche della famiglia 1100. Entrambi i modelli sono dotati del safety pack, in particolare dell'ABS cornering, che è praticamente l'ultimo arrivato in termini di tecnologia in ambito Ducati e permette di avere un controllo e una sicurezza di guida soprattutto in situazioni di pericolo in curva. E oltre all'ABS cornering troviamo una serie di dotazioni tecnologiche di serie, tra cui il traction control, il ride by wire e i riding mode. Riding mode che permettono al motociclista di scegliere il tipo di guida a seconda del proprio stile. Quindi abbiamo l'active, il journey e il city. L'active e il journey sono indicati soprattutto per quei motociclisti più sportivi, in una regolazione di potenza massima e che quindi vogliono divertirsi soprattutto per tornanti o magari accelerando un po' di più, mentre il city è il riding mode perfetto per l'utilizzo di tutti i giorni, per l'utilizzo in un contesto urbano. La caratteristica del 1100 è sicuramente il serbatoio a goccia da 15 litri che permette di affrontare anche i viaggi di medio-lungo raggio. La sella comoda anche per il passeggero. Entrambi i modelli sono stati disegnati con elementi fortemente iconici, dettagli che li rendono comodi, potenti e fatti per viaggiare, ma allo stesso tempo eleganti come solo Scrambler sa essere. Su entrambe le versioni troviamo il nuovo portatarga basso, lo scarico doppio laterale, che ne fanno una moto sicuramente più compatta nelle sue linee, un po' più sportiva, l'anello del faro nero e la X all'interno del faro. Ma ci sono alcune differenze, in particolare sullo Scrambler 1100 Pro si caratterizza per il manubrio largo e ampio, caratteristico appunto dello Scrambler, la livrea nuova Ocean Drive e un rivestimento sella completamente nuovo, tra l'altro una sella molto comoda non soltanto per il pilota ma anche per il passeggero.
L'altro lato invece è lo Sport Pro, è una moto più sportiva nel suo genere, con un manubrio basso, specchi al manubrio in stile Cafe Racer, colore matte black, grafica 1100 serigraffata sulle guance del serbatoio, e anche in questo caso abbiamo un nuovo e caratteristico rivestimento della sella. Un'altra importante caratteristica del 1100 Sport Pro sono le sospensioni Ohlins anteriori e posteriori, completamente regolabili, che ne fanno appunto una moto sicuramente più sportiva in termini di attitudine di guida rispetto al 1100 Pro. Dunque, lo Scrambler 1100 Pro si identifica soprattutto nel suo design iconico, da dettagli, esattamente come lo scramblerista tipico nel suo stile, dalle sneakers tecniche al casco. Le Scrambler 1100 Pro meritano di essere viste in azione nel loro luogo naturale, la strada. È stata una bella avventura, Claudio, lì a Miami, eh? È vero, sarebbe quasi da chiedere a Dario come è stata guidare la moto tutto il giorno. Dario! Ciao ragazzi, che bello rivedervi. È stato bellissimo guidare lo Scrambler 1100 Sport Pro. La verità è che io sono un producer e sarei dovuto stare dietro la macchina da presa, ma la moto era talmente bella che mi sono offerto di guidarla per le riprese. Sono stati due giorni intensi e ho guidato su e giù per le strade di Miami Downtown. È una moto molto esuberante con tanta coppia, fin dai bassi regimi, ma anche facile da guidare, soprattutto in città. A Miami il traffico è intenso e la straordinaria maneggevolezza della 1100 Sport Pro si è sentita tutta. A proposito, devo andare. Rachel e Miami mi aspettano. Che si fa, Rocco? Prendiamo le moto e ce le andiamo anche noi? Ah sì, dai. È stata una bella avventura. Bellissima. Ciao, Claudio. Ciao. Scrambler Ico. Non c'era. Ti ho detto delle cacate. È troppo alto, dai. Scrambler 1100 Pro meritano di essere visti in azione nel loro luogo naturale, la strada. Stavo andando bene. Perché l'hai visto? Io naturale, c'è A Miami il traffico è intenso
La verità è che io sono il producer del video e avrei dovuto stare davanti alla macchina da presa.